Ciao, benvenuto a un nuovo video. Sono Francesca Guidi e aiuto le persone a co-creare la realtà che desiderano e riscoprire la loro natura di maghi. Sei un mago. Nel lontanissimo 1997 conobbi quello che sarebbe diventato in seguito un mio grandissimo maestro. È un ex monaco giapponese Shingon. Lo Shingon è il buddismo esoterico giapponese. Con questo maestro ho trascorso un anno della mia vita per formarmi, per praticare, e grazie a lui la mia consapevolezza si ampliò a tal punto da ribaltare completamente l'idea stessa della realtà. Il mio maestro aveva una cultura vastissima che spaziava da Oriente a Occidente e attingeva alle più antiche tradizioni filosofiche, spirituali, misteriche dei popoli di tutto il mondo. Per merito suo ho appreso che il life coach di successo, un life coach capace di aiutare realmente le persone a trasformare la propria vita, a staccarsi dalla manipolazione della matrix sociale, per diventare liberi, felici, per raggiungere i propri obiettivi e risolvere i propri problemi, deve poggiare il suo lavoro assolutamente su due premesse importantissime. Il life coaching, infatti, è uno strumento potentissimo soltanto a patto che le premesse su cui si basa siano giuste. Se la premessa è sbagliata, il coach o lo psicologo o la guida spirituale che dovrebbero servirti a liberarti non aiutano affatto nell'intento, anzi, ti rendono ancora più schiavo. Non è necessario un nuovo metodo che si vada ad aggiungere alle migliaia di metodi esistenti, ma un cambio totale di prospettiva, una prospettiva completamente diversa attraverso la quale osservare noi stessi, la vita, il mondo, un cambio dello sguardo. Occorre una visione animica. Ma vediamo insieme in cosa consiste questa visione e quali sono i due pilastri fondamentali su cui si basa. Beh, la saggezza antica dei popoli della Terra afferma che tutto è immagine, sogno, proiezione e quindi occorre sviluppare la capacità di vivere riassorbendo le nostre proiezioni, ritirando le nostre proiezioni. La fisica quantistica stessa si è avvicinata tantissimo a questo modello di realtà di cui gli antichi orientali e occidentali ci parlavano. James Hillman è stato il grande padre della psicologia archetipica ed è stato anche un grande pensatore di questo tipo di visione della realtà. La psicanalisi, diceva Hillman, è un grande percorso di ritiro delle proiezioni. Il grande mistico Naropa, molti secoli prima, da tutt'altra parte del mondo, diceva: il tantrismo esoterico e sciamanico è un cammino di riassorbimento del reale. Ritiro delle proiezioni, diceva Hillman, riassorbimento del reale, diceva Naropa. Fondamentalmente dicevano la stessa cosa. Qualcosa che noi possiamo tradurre con essere capaci di prendere ogni cosa, ogni evento, ogni persona con la quale veniamo in contatto e costantemente, continuamente riportarla alla sua natura, che è appunto immagine, sogno, proiezione, e quindi realizzare che la nostra esperienza di vita non è letterale, è oggettiva, non è materiale, non è successa davvero. Il Bardo Tosgrol, il libro tibetano dei morti, sempre rifacendosi all'esoterismo sciamanico tantrico, ci spiega che il morente è chiamato a fare esperienza del fatto che tutto ciò che ha vissuto in vita è stato solo come se fosse stato vero. In realtà è stato un sogno, una proiezione, un'immagine, appunto. Gli antichi occidentali, poiché tutte le tradizioni dei misteri hanno una radice comune, tutte le tradizioni spirituali dei popoli alla fine hanno un cuore comune. Gli antichi occidentali, dicevo, a loro volta parlavano di anima del mondo. Che cos'è l'anima del mondo se non immagine? Hillman diceva: l'anima è l'atto stesso dell'immaginare. L'anima veniva chiamata la grande imago, la grande immagine. Tutto è immagine, quindi. Beh, vivere con questa consapevolezza ti consente veramente di vivere con leggerezza. Ti consente di non essere vittima, perché fin tanto che tu vedi gli eventi come reali, concreti, oggettivi, sostanziali, ma è chiaro che ti cadono addosso e al massimo tu puoi tentare di pararne i colpi, di schivarli.
La vittima vive nell'idea che tutto accada a lei. Attraverso un tipo di life coaching animico, invece, che basa la sua visione della realtà sulla non sostanzialità, l'essere umano può evolvere, passando dal ruolo di vittima al ruolo che io chiamo del manifestante. Ho diviso le tappe dell'evoluzione in tre stadi: la vittima, il manifestante e il canale o mago. Dallo stadio della vittima si può diventare manifestante. Chi è il manifestante? Il manifestante è colui che si rende conto che gli eventi sono entità, spiriti, energie. Gli antichi direbbero daimones, dei, e quindi immagini, manifestazioni non materiali. Gli antichi usavano questo termine eidola per definire le immagini. Il manifestante, appunto, comprende che tutto è immagine, sogno, apparizione, proiezione. Però, quando sei nello stadio del manifestante c'è un rischio. Sì, perché qui la strada si biforca in due. Quando tu vedi che tutto è immagine, sogno, apparizione, puoi cadere nella trappola dei coach motivazionali e nella spiritualità New Age. Eh sì, cadi cioè in quella condizione tale per cui uno dice: beh, se tutto è immagine, tutta una mia produzione, proiezione, allora basta che lo immagini con forza, basta che lo voglia con fermezza, no? Lo immagino con forza e quindi accade. Ma non è così che funziona, non è così. Perché quando immagini non sei solo. Il life coach animico è colui il cui approccio ti porta a comprendere profondamente qual è il processo stesso dell'immaginazione. Quando immagini non sei solo, c'è qualcuno con te e questo qualcuno può essere o il mondo attraverso la mente, il codice sociale, quindi da una parte, oppure l'anima, la natura o il divino, secondo di come lo vuoi chiamare, dall'altra parte. Insomma, un principio invisibile che ha un codice naturale completamente diverso da quello che è il codice sociale della mente. Quando immagini non sei solo, c'è un codice con te, un codice immaginativo, un principio di significati, una complessità di significati. Quindi, se immagini in unione con la tua mente, in unione con il mondo, sei fregato, perché il mondo non ha come obiettivo la tua realizzazione, la tua felicità, ma casomai il tuo controllo, il renderti misurabile, governabile, prevedibile. Se invece quando immagini, immagini nell'unione con il divino, con il codice naturale, allora puoi arrivare al terzo stadio dell'evoluzione, cioè al canale o al mago. Il mago è colui che co-crea con il divino, che fa letteralmente all'amore con il divino. È dall'unione di umano e divino, di visibile e invisibile, di conscio e inconscio, che nascono, a partire da questo stadio dell'evoluzione, gli eventi che sperimentiamo. Il mago è colui che è capace di arrivare lì, dove si formano le immagini. In quella zona liminale tra visibile e invisibile, tra conscio e inconscio, tra umano e divino. Quindi lui è il co-creatore degli eventi, non la vittima designata. Quindi capisci che è tutta un'altra vita. Ma passiamo ora alla seconda premessa, a partire dalla quale un life coach animico opera. La quasi totalità dei coach e degli psicologi e degli approcci terapeutici si basa sulla più grande bugia mai esistita. L'io. L'io come qualcosa di reale, distinto e separato dal tutto. E di conseguenza il coach che va per la maggiore oggi basa la quasi totalità del suo lavoro sul cercare di rinforzare questo io, fortificarlo, rafforzare l'autostima. Io. Ma chi è questo io di cui si parla tanto? Dove si trova? Non si può pensare di raggiungere un risultato da soli. Da soli chi? Nella nostra cultura è sempre messo al centro l'io, l'individuo. Ma l'io chi è? La mente? Che è un cumulo di credenze? Il corpo? Che è un cumulo di cibo? Che cos'è l'io? Tu sei tante cose.
La tua psiche è formata da tantissime cose, dai tuoi antenati, dagli spiriti guida, dagli animali di potere, dal tuo daimon, dal tuo bambino, dalla tua bambina interiore, da tantissimi personaggi psichici. Gli antenati, ad esempio, rivestono un ruolo importantissimo per il raggiungimento dei nostri obiettivi, di tutti i nostri obiettivi. Stare in contatto con la genia è il modo migliore, ad esempio, per rinforzare la visione imprenditoriale, solo per citarne una. Cosa sono gli antenati? Sono qualcuno che è arrivato prima di te? Secondo la vera visione animista, gli antenati non sono antenati, ma sono a loro volta immagini, proiezioni della tua psiche e non sono nati prima, perché il tempo esiste solo nella tua mente. L'anima infatti opera fuori dal tempo e dallo spazio. Tutto accade adesso, simultaneamente. E anche i tuoi antenati esistono adesso, nel qui e nell'ora. Ma non come esseri sostanziali, oggettivi, ma come proiezioni della psiche a loro volta. Bisogna stare un po' attenti perché c'è una certa psicologia da rotocalco che va per la maggiore oggi, che ti dice: ah, ma se tu prendi i compiti transgenerazionali che ti vengono dai tuoi avi, non sei libero di fare quello che vuoi, non sei libero di essere te stesso. Ma questo te stesso, appunto, chi è? Non esiste. Se io vengo lì da te, quello che vedo è un corpo che è un cumulo di cibo, è un pezzo di pianeta. Poi vedo una mente che è un cumulo di informazioni. Ma questo te stesso dov'è? L'io, il senso dell'io è assolutamente illusorio, ingannevole. È una sensazione che è portata in essere dalle religioni monoteiste, dalle religioni abramitiche. Prima non esisteva. In Omero, ad esempio, sappiamo che esiste l'eroe perché assistiamo al gesto dell'eroe. Qualcuno che impugna la spada e scaglia il colpo. E allora diciamo: ah, lì ci deve essere Achille. Ma Omero non parla mai dell'individuo. Quindi, quando ti dicono: ah, ma tu non devi portare avanti i bisogni inespressi dei tuoi avi perché rischi di non compiere la tua vita o di realizzare te stesso. Ma questo te stesso non è un io, un individuo. Questo te stesso è appunto una pluralità, una coralità, una complessità di spiriti. Noi siamo nella società dell'individualismo in cui ti viene fatto credere di essere un io, distinto e separato dal tutto. Perché? Vediamo cosa succede se ti separo da tutte le parti che ti compongono. Immagina di essere rappresentato da un cerchio, costellato di punti azzurri che rappresentano tutte le tue qualità, tutti i tuoi poteri. Immaginiamo che io cominci a separarti dai tuoi avi, ad esempio. Ti tiro via una fetta di questo cerchio, via, cancellata. Poi ti separo dal tuo maestro interiore, un'altra fetta, via, cancellata. Poi ti separo dal tuo spirito animale, cancellato anche quello. E poi ti separo dalla tua anima selvaggia, via, cancellata anche quella. Poi, cioè, cosa rimane di te? Rimane uno sgorbiettino, una piccolissima parte che è un quadratino al centro di questo cerchio meraviglioso. E allora questo quadratino lo manipolo, lo governo, lo gestisco tranquillamente perché ho cancellato tutto il resto. E questo è l'io. Rimane solo ciò che è utile al sistema. Allora, recupera i tuoi avi, tutte le tue parti. Il coaching animico è l'unico strumento che ti permette di fare questo. Non avere paura di assumerti i compiti o gli obiettivi o gli ideali di qualcun altro, perché questo qualcun altro sei tu. Il tuo io è una coralità, perché l'uno, distinto e separato dal tutto, non esiste in natura. Esiste solo nella molteplicità. Basta farci fregare con questo sistema che ci impedisce di vedere tutti i poteri che abbiamo. Basta farci fregare da questa cultura che è la cultura del potere, del controllo. Ritroviamo la sacralità degli avi come nelle tradizioni animiste e sciamaniche dei popoli di tutti i continenti. Gli avi sono sempre stati al centro dei riti religiosi e spirituali dei popoli. La tua anima ha proiettato immagini di specifici antenati, perché è proprio attraverso queste immagini che tu puoi vedere i loro doti, poteri, ideali, visioni che ti appartengono profondamente e che sono esattamente ciò che ti serve per compiere la tua missione di vita,
Ovvero, come dicevano gli antichi greci, ciò che ti rende profondamente felice. Un obiettivo ha tanta più possibilità di essere raggiunto e renderti felice se prende origine dalle immagini dei tuoi antenati. Il seme dell'obiettivo in questo caso si dice un seme non sterile, se prende origine dagli antenati. Il coaching animico ti permette di risvegliare in te quelle forze, quelle doti che ti permettono di raggiungere i tuoi obiettivi. Fa questo aiutandoti a riunificare, vivificare, farti percepire tutte le parti di cui la tua psiche è composta e liberarti dai condizionamenti della matrix sociale in cui siamo immersi. Se vuoi che approfondisca il discorso antenati come immagini della tua psiche nel prossimo video, facciamo arrivare questo video a 100 like e fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti, sono curiosa di leggerti. Ci vediamo alla prossima!